Questo è come non dovevamo iniziare la partita. Ci siamo messi nelle condizioni di dover fare una grandissima fatica. E servirebbe il gol. Servirebbe il gol per cercare di darci una scossa. Sì, servirebbe nel primo tempo, aggiungo. Cioè, non no, so se perché se va all'intervallo 0-1, poi per carità è tutto possibile. Veniamo da una partita mercoledì in cui in un minuto sono stati segnati due gol, però... Che godurio. Incredibile, eh? Incredibile. Real Madrid. Sì. Però il problema è che c'è un precedente, vi ricordo la prima stagione di Spalletti all'Inter, che l'Inter conquistò l'accesso alla Champions proprio nell'ultima partita. Guarda, lo ricordava proprio Filippo all'inizio della puntata. E se l'Inter non avesse battuto l'Empoli sarebbe andato il Milan. Gol Lautaro! Grande azione di Perisic, manco a dirlo, sulla sinistra, il cross col mancino perfetto. Dentro vicino all'area piccola, alla linea dell'area piccola, Lautaro trova il tempo per lo stacco, ma non riesce a tenere la palla bassa, palla alta sopra la traversa. Un gol mangiato, Filippo, no, secondo te? No. Perché Perisic va via sulla sinistra bene e la mette in mezzo. Lautaro prende il tempo all'avversario, però forse se la vede arrivare all'ultimo, colpo di testa, palla alta, ancora Inter. Barella limita l'area di rigore, Barella si libera per il destro, serve Dumfries in area, la parata di Vicario, credo. Parata bene la parata. Credo l'abbia parata, sì, forse sì. Non l'ha toccata. No, l'ha presa. Il tiro di Dumfries va fuori, credo non ci sia deviazione. Ma va. Ragazzi, Barella la palla di Dumfries. Ha preso una zona. No, l'ha parata. No, non l'ha presa. Ma secondo me l'ha deviata un giocatore, l'ha deviata il difensore. L'ha deviata il difensore, sì. Però la prende anche Vicario. Quindi dovrebbe essere corner. Ci sono due deviazioni. Tra l'altro, volevo segnalarvi che da un quarto d'ora che l'Empoli non sorpassa più la metà campo. Non l'ha dato il corner, ragazzi. Sì, errore grave qui dell'assistente. Tanto perché... l'Inter recupera la palla con Correa, limite l'area Cialanoglu. Poi Brozovic può provare il destro. Barella! Anticipato all'ultimo. Palla calcio di rigore, secondo l'arbitro. Secondo me palla. Secondo me a me l'intervento sembrava pulito. Sembrava pulito sulla palla, però l'arbitro ha dato subito il calcio di rigore, protestano i giocatori dell'Empoli, adesso vedremo il replay se ci sarà l'intervento del VAR. Vediamo, perché io l'ho visto da dietro, quindi no, per me la palla la prende. Non so se prende anche lui. Non so se prende, ragazzi, è rigore. Prende la palla però con l'altra gamba prende. Arriva lui. Prima, Barella anticipa. Sì. E poi arriva a prendere pieno. Prende anche la palla, però... Esatto, prende entrambi, secondo me ci sta. Io non so, voi cosa dite? Io questi interventi mai nella vita. Non li fischieresti? Dai, stanno giocando a calcio. Però la palla la tocca prima Barella, dei due. Boh. Avete dei dubbi? Io non lo darei. VAR in corso. Va a vederlo. Infatti, ha dei dubbi evidentemente anche il VAR, perché c'è... Infatti non era così nitido. Vediamo cosa decidono allora. Cioè, se iniziamo a dare anche questi rigori, non si gioca più a calcio. Allora, lui la va a vedere, quindi vuol dire che dal VAR propendono per il no. Però vediamo cosa decide lui. È vero che il giocatore dell'Empoli prende anche Barella, ma va diretto sulla palla. Cioè, comunque l'intenzione è quella di prendere il pallone. Però, ragazzi, il primo tocco è di Barella. No, il primo tocco è di Barella, assolutamente. Vediamo. No, rigore. Annullato il rigore. Non c'è rigore, quindi cambia la decisione qui dell'arbitro. Non c'è calcio di rigore. Verona, ci potrebbe anche stare, no? No, guarda Skriniar. Sto rivedendo il gol. Skriniar sbaglia proprio tutto su Pinamonti. Ma c'è ancora la regola? Faccio una domanda. C'è ancora quella regola stupidissima per la quale se uno prende un rosso o un giallo in diffida in campionato salta la finale di Coppa Italia che non c'entra niente? Attenzione! Gol dell'Empoli! Gol dell'Empoli. No, incredibile. Ma non ho capito perché c'era il replay, quindi non ho visto l'azione. Ho visto solo la palla che stava andando in porta. Aslani 2-0. Sta succedendo qualcosa di incredibile a San Siro. 2-0 e Dumfries che dice ai compagni calma. L'Inter sta perdendo totalmente, ragazzi, la testa. È incredibile. Io non so cosa sia successo perché non ho visto l'azione, non c'era un replay. No. Abbiamo visto direttamente la palla entrare in rete. Adesso spero che a breve rivedremo quello che è successo. Eccolo qui. Portiere, palla per Romagnoli, sulla fascia di De Vrij. Oh, Madonna. Buca clamorosamente. Mamma mia. No, vabbè, ragazzi. Aslani stoppa e segna. Ma infatti, scusami, ti stavo facendo questa domanda proprio per questa cosa. Cioè, esiste sta regola ancora che c'era prima del giocatore? Allora, non ti vorrei dire una cosa sbagliata. Credo che valga solo in Supercoppa, non perché? In Coppa Italia. Perché mi sembrano, sia Skriniar sul primo gol che questo qua li avrai adesso, mi sembrano i classici interventi che il difensore non fa per non prendere un cartellino. No, non credo, non c'è.
Comunque il lancio lungo che buca completamente De Vrij, e qui Aslani la controlla e la appoggia in rete. Clamoroso a San Siro, 0-2 per l'Empoli. Dobbiamo andare in pubblicità, scusa, torniamo tra due minuti. A troppo su Barella. Sì, c'era Barella su questo cross dalla sinistra, appostato vicino nei pressi della riga della porta, stava per andare a colpire di testa. Effettivamente sono state due braccia appoggiate alla sua schiena mentre stava per andare a colpire. L'arbitro ha giudicato la spinta veniale, quindi nulla di fatto. L'Inter deve scalare una montagna, è proprio una roba da Inter questa. Cioè, proprio non c'è niente da fare. In casa contro l'Inter. Come vi siete andati a complicare la vita oggi? No, ma una frenesia che non aveva senso già dal primo minuto. Cioè, non è che devi segnare un gol al primo minuto. Cioè, non capisco. Vabbè, Barella, ancora Dumfries, i due scambiano, ma non c'è spazio. Vabbè, Skriniar, orizzontale per Brozovic. Serve assolutamente un gol per ridare almeno la speranza di poter provare un'improbabile rimonta. Ciala, perde palla. Mamma mia. Uno in partita, è incredibile. Forse Lautaro un minimo di... E che Perisic? Beh, questo comunque, ragazzi, è vero che fa un tuffo dopo, però... C'è una palla alta, è uno slancio, gli appoggi tutte e due le mani sulla schiena e lo spingi. Era rigore secondo voi? Furio? Accentuato per te troppo. Accentuato, no, non è che bisogna dire se uno ha accentuato oppure no. Bisogna capire se il fallo c'è oppure no. Non se uno ha accentuato oppure no. Allora no, perché se non ti butti fallo così lo vai a cercare. Francesco? Allora, le mani sulla schiena, se c'è una spinta sono sempre falloso. Cioè, sempre un intervento falloso, no? Però davvero qua, anche secondo me ci poteva stare la punizione, ma se esageri ad accentuare, cioè alla Cuadrado o come in questo caso a Barella, e parlo di un mio giocatore della Juve in questo caso, Cuadrado, qua è un tuffo così, non è neanche naturale perché fa una capolina in avanti. Emanuele, poi l'arbitro si sente d'accordo, preso in giro, troppo. L'arbitro ha fatto di tutto Barella per non farsi dare. Esatto, bravo. La guardata, se cascava normalmente glielo fischiava. C'è anche da dire che è sulla linea dell'area piccola, però. È una provocazione. Però è troppo, cioè, non possiamo neanche imitarlo. Capito? Posizione molto pericolosa. Se imitassimo questo tuffo qua in studio rimarremmo probabilmente bloccati in quattro, quindi non so. Io credo che a parti invertite... Non dai un rigore così all'Empoli, andiamo avanti una settimana a dire che l'Inter ruba. È troppo innaturale il salto sotto che fa Barella in avanti. Dell'arbitro. Lui cadeva. Ciala in area, sbagliato lo so, però Dumfries può provare a tirare, pallone in mezzo, non tira nessuno! Corner per l'Inter. Siamo in area di rigore e Ciala non tira, e Barella non tira, e Dumfries non tira, tirate in porta! Siamo sotto 2-0. Corner per l'Inter, dalla destra, Çalhanoğlu. È un incubo, io non veramente, per me è una cosa incredibile. Quello che dicevo prima di Barella, sei lì. Corner, parte Ciala in mezzo, mette fuori l'Empoli, poi Perisic all'indietro per Di Marco, che sì, vabbè, ma Di Marco, ma che fai? 37 di gioco, Di Marco prova un sinistro, arrivando a farla cumplanare da dietro a sinistra, in una coordinazione impossibile. Palla alle stelle, 37 di gioco. Sai cosa mi fa strano, 2-0 per lì. Che anche Brozovic, che è uno che ha sempre, tra virgolette, sangue freddo in certe situazioni, ha una faccia da uno che... Sì, stravolta. Sì, sembra a pezzi, cioè ed è passato mezz'ora, 36 minuti. Ma quando tu becchi una partita no, così... No, vabbè, certo. È stralunato in questo momento, capito? Lo sguardo è così. Però avevo visto io dopo il gol dell'Empoli, sinceramente, un 20 minuti Inter a ridosso della porta. Sì, dava l'idea di poter pareggiare. Però ha ragione, Filippo, cioè, non tiri. Non puoi arrivare in porta con la palla. E tira. Poi non puoi prendere gol in quel modo lì, cioè un lancio lungo dalla difesa dell'Empoli. Secondo errore è un errore clamoroso. Cioè, De Vrij, ragazzi, fa una cosa clamoroso, quell'errore lì è clamoroso. Sai cosa non ho capito? Perché poi gli chiedono, c'è un'immagine in cui lui si gira e dice, e guarda Handanovic. Come dire, dovevi uscire. Magari me l'ha chiamata. Ah, mi dovevi chiamare l'avversario. Perché lui fa così con le però mani. Però se cominci a scaricare la responsabilità... Però lui fa così, noti che quando fa passare il giocatore dell'Empoli lui alza le mani e vuol dire vai, te lo lascio? Cioè, quindi probabilmente c'è una chiamata del portiere. O gliela comunica, o non si sono capiti. L'errore è chiaro, cioè... No, anche perché il giocatore dell'Empoli, Aslani, ha il tempo di stoppare il pallone, metterselo giù e tirare. Cioè, Pinamonti anticipa Skriniar che è lento. Esatto. Qua invece si fa passare proprio come un
un neofita. Sì, fra parentesi, anche comunque un bel gioco di gambe. Cioè, Correa attacca l'Inter. Alla Leao ha segnato. Correa dalla palla di Marco, arriva al cross, Vicario con i pugni. Poi ancora spazia la difesa dell'Empoli, De Vrij. Mamma mia, De Vrij, che disastro! Pazzesche. De Vrij! Incredibile! De Vrij è riconoscibile. Attenzione, ancora l'Empoli a spazio. Tre quarti centrale, nessuno va a chiudere. Si inseriscono, libero Pinamonti, cross in mezzo, De Vrij spazia. Mamma mia, ragazzi. Prestazione della fase difensiva dell'Inter vergognosa. Ma vergognoso. Credo di non aver mai visto l'Inter così in difficoltà quest'anno, tranne con la Juve in campionato, che però non ha segnato, quindi l'Empoli ne ha fatti due almeno. Sì, io credo che sia il peggior primo tempo di tutta la stagione. No, dell'Inter. Come approccio poi, difensivo, sì. Ma devi anche fare un discorso in relazione all'avversario che trovi. Certo, certo. No, infatti ti dico che paradossalmente è l'avvio peggiore dal punto di vista difensivo, come gestione della difesa. E proprio nella serata quella in cui non puoi sbagliare. Però capisci? Già la seconda volta. Qua si non vede. Può sbagliare, sbaglia. Però non esiste. Questo è giallo, amico mio. Sì. Questo è giallo? Come a posto così? Ma stai scherzando? No, qua Parisi entra malissimo. Ma questo è giallo, sì. ma tu sei ti bevi il cervello. No, ma anche perché fa lo tattico, in caso. Infatti Inzaghi grida, lo devi ammonire. L'ha guardato e gli ha detto a posto così. Ma a posto così a posto cosa? Così, vuoi il resto? Ma. A posto così, grazie. Ha lasciato la mancia. Ma io sono incredulo. Perisic, sinistra. Cerca Correa che si doveva svegliare, ma non è successo. Çalhanoğlu, Perisic, Di Marco. E cominciamo a girare palla. Tutto l'Empoli chiuso. Çalhanoğlu va a chiedere l'1-2 a Correa. Poi Perisic, Di Marco, arriva al cross in mezzo! Dai! Autogol dell'Empoli! Dai! Romagnoli la butta nella sua porta sul cross di Di Marco, dai! 2-1 Empoli al minuto 40, riapriamo la partita, sveglia! 40esimo di gioco, cross di Di Marco, Romagnoli in scivolata, anticipa Vicario, la butta nella sua porta, sveglia! Comunque una bella azione, perché forse è fuori gioco di Di Marco. No, dai, scherziamo. Allora, ve lo faccio vedere, c'è questo cross di Di Marco che mette il pallone in mezzo e Romagnoli allunga la gamba nel tentativo di anticipare l'attaccante dell'Inter e devia il pallone nella sua porta. Dicevi che hai visto Di Marco forse leggermente oltre, Emanuele? Sì, c'è un check, ma c'è sempre dopo i gol, quindi stanno ovviamente verificando che sia tutto corretto. Romagnoli annulla la posizione? No, perché qui si parla del cross, c'è la posizione di Di Marco, dicevi tu. Eh sì, però poi dopo... Vabbè, regolare. È gol? È gol. Gol dell'Inter. Vai su williaminews.it. Due! Dai! Dai! La pareggiamo al 45esimo! Dai ragazzi! Cross di Ciara, esterno destro di Lautaro, non ci arriva Vicario! 2-2! Dai! Pareggio dell'Inter, succede tutto in pochi minuti, dallo 0-2 di fatto si arriva al 2-2 e questo è un gol pesantissimo, Adesso che ce l'annullano per sta roba? Non scherziamo! Perché l'azione comincia da un contrasto Barella a metà campo, sì. Qua intanto arriviamo al gol bellissimo di Lautaro, guarda, ci manca che mi annullano sto gol. Veramente, rigore. L'altro cosa che non dai, adesso mi annulli pure il gol, mi girano le scatole poi. Chi lo fa il cross, Filippo? Il cross lo fa Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, pallone in mezzo con Lautaro Martinez che si trova abbastanza libero più indietro, calcia di prima intenzione, la mette alle spalle di Vicario, vediamo se però è tutto regolare o no, Filippo, perché vedo che ancora non è arrivato l'ok definitivo. Barella prende la palla, ragazzi, se poi allora cominciamo così, allora c'era anche rigore. Gol, che cavolo, dai. È gol, 2-2. Palle però, quarto VAR, sarà 2 minuti di recupero, sono stati 4 VAR, 2 minuti di recupero. 4 VAR ci sono stati.
due minuti di recupero. Guarda, sai che forse per questa Inter era meglio anche zero minuti di recupero. 2-2 l'hai messa a posto, no, vai negli spogliatoi che è meglio. No, allora diciamo che in questi ultimi due minuti hai rimesso in piedi una situazione che si era fatta veramente brutta. Quindi era paradossale, cioè... No, sì, era paradossale, ma se passano altri 15-20 minuti sullo 0-2, poi dopo rischi di non rimetterla in piedi. Invece l'hanno detto più volte che l'Inter era comunque spesso venuti dall'altra parte. Cioè, sono, i due gol dell'Empoli sono figli veramente di due disastri difensivi, il secondo soprattutto. Però il gioco lo stava facendo l'Inter. Sì, però capisci che non puoi permetterti queste distrazioni difensive. No, ma sono d'accordo con te, però, soprattutto tanto, oggi. Tanto gioco, ma poi tiri effettivi verso la porta di Vicario. Pochi. Uno e mezzo. Sì, ho capito, però vedi che come col Bologna, con l'Udinese, ogni tiro in porta che prendiamo è gol. Cioè, noi non possiamo avere questo portiere che avete Perisic in mezzo, Luperto! In fallo laterale o corner? Non lo so, mancano 20 secondi al termine del primo tempo. Fallo laterale per l'Inter, Dumfries. 15 secondi alla fine, batte veloce, Çalhanoğlu. Dobbiamo metterla in mezzo, tacco per Barella, si libera Barella, no? Dumfries, prova ad andare fino in fondo. Lì no, la niente, chiuso, va giù, non c'è fallo e scadono in questo momento i due minuti di recupero. Dovrebbe essere finito il primo tempo, almeno. No, non è ancora finito il primo tempo, perché a meno che non dia mi sa che è un minuto in più durante il recupero. Può darsi che dia un minuto in più, vediamo un po'. Fallo laterale per l'Empoli, zona difensiva di sinistra. Sì, comunque è vero, 4 gol, 4 VAR, 2 minuti di recupero, cioè perché bisogna dare per forza meno nel primo tempo? Stare con la bravo Lauti, ruba palla, cross in mezzo, laterale o corner? Corner? Sembra corner questo. Corner per l'Inter, ultimi 20 secondi del primo tempo, corner per l'Inter. Dalla destra Çalhanoğlu, sistema la zolla. Dai ragazzi, De Vrij, fatti perdonare. Fatti perdonare, De Vrij. Fatti 3-2. Perdonare. Tutto 3-2, pronto per il cross di Çala. Ora 3-2. Arriva il cross di Çala. Palla rimane lì Perisic. Parata di Vicario, ancora Perisic. Mischia. Pallone fuori, ancora corner. Finisce primo tempo. 2-2, Inter-Empoli. E Inter-Empoli non è mai una partita tranquilla, mamma San Siro. Mia. Altro che partita tranquilla, il nostro titolo giustissimo direi, l'Inter prima crolla e poi risorge da 0-2 a 2-2. Ora, il 2-2, alla vigilia avessero detto a un tifoso dell'Inter, all'intervallo 6-2-2, non avrebbe assolutamente approvato. Però per come si era messa questa partita, secondo me, essere da 0-2 a 2-2, Filippo, è tanta roba. Sì, sì, no, aver fatto il 2-2... nei tempi, nel primo tempo, quando comunque al 38esimo eri sotto 2-0, è tutta manna dal cielo. È chiaro è che in una partita del genere, ripeto un'altra volta, con un avversario come l'Empoli, molto più debole, in trasferta, che viene a giocare in trasferta e salvo da 3 giorni, l'approccio non può essere questo. Ti sei messo nelle condizioni di dover scalare una montagna per rimontare e poi spendi tantissime energie. Io sinceramente questo approccio del tutti davanti a pressare al quinto minuto di gioco io non lo capisco oggi in questa determinata situazione, non in generale, in questa determinata situazione. Sei andato sotto 2-0 con due boiate difensive su due tiri in porta e per fortuna adesso l'abbiamo rimediata, il secondo tempo deve essere molto diverso, ecco. Furio, giudizio su questo primo tempo totalmente pazzo che abbiamo visto. Si dice, c'era una volta, no, l'inno mi sembra, parlava la di pazza Inter. Sì, sì, chiaramente l'approccio è stato completamente sbagliato. Io sono abituato sempre a individuare uno più colpevoli. Temo che Inzaghi forse non l'ha preparata benissimo. Poi in realtà l'hanno rimessa in sesto i giocatori di esperienza. Lautaro ha fatto un bellissimo gol. Però non è possibile avere un approccio così per tutte le motivazioni che ha detto Filippo e che non sto ovviamente a ripetere, ma soprattutto perché già il pareggio è una condanna, quindi il secondo tempo deve essere un secondo tempo da molto diverso. Molto diverso e soprattutto bisogna stare molto attenti. Io penso che l'Empoli quello che poteva dare l'ha dato, però bisogna stare attenti, se poi dopo ti fai gol da solo. E soprattutto anche il signor Handanovic, diciamo che è come al solito rivedibile, non sempre, perché ultimamente da quando l'Inter ha ripreso Onana mi sembrava un pochino più centrato, però sul secondo gol
Sì, si sdraia come potevo sdraiarmi io. Sì, poi lì ci sono gli errori anche di De Vrij e Skriniar, ma tra poco faremo anche gli up and down. Però voglio sentire anche Francesco ed Emanuele. Fra, la testa forse ha giocato sì, un bruttissimo scherzo all'inizio, non sì, lo so. Sì, un Inter che è sceso in campo con un po' di frenesia, probabilmente per chiudere la pratica al più presto. Pensavano di magari di partire fortissimo, come ha fatto spesso l'Inter quest'anno tante volte, e quindi mettere al suo posto l'Empoli. In realtà in questo modo si sono fatti male da soli, perché si sono sbilanciati troppo. E grazie a due errori difensivi palesi, anche grazie a una bella giocata però di Pinamonti sul primo gol, ma nel secondo caso soprattutto De Vrij fa un mezzo disastro, diciamo che l'Empoli si è trovato su un 2-0 inaspettato. L'Inter però dopo il primo gol ha cominciato subito a spingere, provava poco a tirare in porta, ma comunque era sempre lì a tirar fuori pali, fuori giochi, rigori presunti, c'è quattro azioni da VAR da verificare. È comunque una squadra che voleva riprendere in mano la partita, ce l'ha fatta nel momento migliore, perché adesso riparti nel secondo tempo con la testa sgombra e puoi secondo me giocartela in modo diverso. Bisogna vedere se tiene fisicamente, anche in vista ovviamente di quello che c'è mercoledì, però ripeto, oggi non possono sbagliare questa partita, quindi e poi credo che la porteranno a casa alla fine. Secondo me riparte Manuele con Dzeko anche. Ah, beh, è possibile. Subito non lo so, però beh, sì, sicuramente Dzeko entrerà al posto di Correa, perché Correa poco e niente. No, a me è sembrato di rivedere l'Inter di Conte pre-Sassuolo, quella che andava a pressare verticale tanto, con e la difesa beccata, con la difesa che non riusciva a tenere i 60 metri di campo alle sue spalle, e puntualmente arrivava il gol preso. Non può fare diversamente, non poteva fare diversamente forse da dopo aver preso il primo gol, perché comunque sia c'era da ribaltare la partita, ma l'inizio di gara è stato proprio quella fotocopia. A me ha ricordato proprio quell'Inter che faceva una fatica immensa a tenere la porta protetta. Però secondo me anche la scelta di far giocare Di Marco tra i tre dietro continua a farla questa scelta, però. Ma va bene, preferisce avere il mancino che imposta dietro, ma se deve spostare Skriniar di là perdi. No, ok, però se tu vuoi impostare una partita con questo pressing altissimo, tu hai bisogno di giocatori che poi sappiano coprire, che sappiano intervenire. Se tu metti Di Marco, che non è un terzo di difesa dei tre centrali, sì, va bene, puoi costruire, puoi crossare, puoi battere i calci d'angolo, le punizioni, puoi entrare dentro nella tre quarti avversaria a palla al piede, quello che di solito fa Bastoni, però poi Di Marco regala Bastoni tipo 30 centimetri in altezza e non so quanti chili di peso. Su una palla alta Di Marco non ci arriva, su una palla alta Bastoni ti va a chiudere. Quindi secondo me in questo caso D'Ambrosio ti dà più garanzie anche a livello difensivo. Anche se oggi ti hanno tradito Skriniar e De Vrij. Sì, però sì, ma tutte le azioni arrivano dalla parte di là. Cioè non c'è De Vrij lì. De Vrij su quel lancio lì sbaglia l'intervento, ma da quella parte lì Perisic e Di Marco attaccano. Certo. Lancio lungo, ci sono De Vrij e Skriniar contro i tre giocatori dell'Empoli. Sei scoperto. Infatti di solito se usi Di Marco nei tre dietro, la cosa più sensata sarebbe non avere Perisic lì, ma avere un giocatore Darmian un po' più equilibrato, sì. Filippo, diamo gli up and down, oggi non si toglie. Sì, gli up and down. Allora, sicuramente negli up Perisic, ma è fisso. Cioè, Perisic è l'uomo fisso, è quello che ha creato tutte le occasioni dell'Inter in questo primo tempo. Non so quanti cross in area, quanti uno contro uno, quanti inserimenti. Quindi 7 Perisic. Do 6,5 a Çalhanoğlu, che in mezzo si sta dannando l'anima, anche se poi in copertura tutto il centrocampo non sta andando bene, però l'assist per Lautaro è suo ed è anche molto bello, quindi 6,5 a Çalhanoğlu, e do 7 a Lautaro, perché davanti è quello che tiene in piedi l'attacco, perché Correa è non pervenuto, adesso lo metto tra i down l'ennesima volta, e Lautaro da solo sta tenendo in piedi tutto l'attacco dell'Inter, e poi segna il gol del 2-2, che è un gol assolutamente bellissimo. Per quanto riguarda i down, Correa 4,5. Correa non c'è mai, non c'è in pressing, non c'è in appoggio, non c'è in conclusione. Boh, cosa sta facendo Correa? Beh, ha portato via l'uomo a Lautaro nell'occasione del gol. Ah, vabbè, era lì che correva, l'uomo l'ha seguito. Correa. Va bene. 4,5 Correa, 4,5 De Vrij. Perché comunque De Vrij disastro. Ha fatto un primo tempo disastroso, al di là che è scoperta la difesa dell'Inter, però ci sono degli interventi che lui deve fare, non l'ha fatto. E il terzo sono indeciso tra Skriniar,
ci sarebbe anche Dumfries che non ha fatto granché, però tra Skriniar e Di Marco... Ma avevi detto Di Marco, avevi detto, no? Tra Skriniar e Di Marco, sì, però Di Marco gioca una brutta partita, Skriniar si perde Pinamonti sul gol dell'1-0. E fa un errore non da difensore della sua caratteristica. Quindi... Lasciare guardare l'attaccante, non sapere dov'è l'attaccante, lasciargli 2 metri in area di rigore è un errore molto grave per un difensore che potenzialmente deve essere uno dei più forti d'Europa. Quindi io do Skriniar, do 5. Quindi va giù Skriniar, sì. 5, lo stiamo rivedendo. Anche Di Marco sarebbe da 5. Sì. Sì, abbiamo adesso, sto rivedendo proprio i 2 gol. Sono 2 errori inspiegabili della difesa dell'Inter, veramente. Negli up dell'Inter avrei messo Romagnoli, perché se non la butta dentro lui, sempre fanno ancora 2-0. Ma no, adesso non esagerare. Sfortunato. Esultare, se un tifoso del Milan ha esultato ai gol dell'Empoli, insomma... Tu da vecchio lupo dici aspettare. No, eh? Ma nel senso, per carità, uno l'ha fatto al 6° minuto, poi l'altro al 14°. Vabbè, cosa fai? Non esulti? Piangi? No, però no, allora ho sbagliato. Se si illudeva, esultare poteva esultare. Okay, hai ragione. Se si però Furio, sullo 0-1 ti do ragione, già diventa 0-2. No, ho capito, ma prendere dei gol così vuol dire allora che a questo punto non ci sei più, ma la partita dura 90 minuti, potevi, sì è vero, esultare o avere un ghigno di soddisfazione, ma poi dopo ti devi ricomporre, perché poi attenzione, sai, e tu c'è tutto dubbio, il secondo ho tempo. Ho appena rivisto il gol annullato all'Inter, ho un dubbio, quella di De Vrij, perché il tiro da fuori area, non mi ricordo chi fosse, credo fosse Aslani forse, viene deviato da De Vrij che fa un intervento per andare a prendere quella palla, perché si butta in scivolata per prenderla. Se quella fosse stata una giocata, Pinamonti torna attivo. Se fosse una giocata, sì, non l'ho visto. Tu hai avuto l'impressione che fosse una giocata? Sì. O una deviazione con la palla che ti sbatte addosso? No, De Vrij prova a andarci in scivolata, secondo me. Quindi quella potenzialmente, tra l'altro ho visto adesso che ne stavano parlando. Quindi... Un altro elemento di spunto da tenere d'occhio di sicuro. Ci fermiamo 2 minuti, torniamo allora per ancora qualche commento e poi inizierà il secondo tempo di questa partita. Buonasera, oh. Marcello Chirico, buonasera Marcello. Il destro di Çalhanoğlu dal limite dell'area di rigore, Vicario mette ancora in corner. Intanto litigano Parisi e Vicario. Intanto vanno a fare anche da paciere i giocatori dell'Empoli tra i due. Manganiello invece ha qualcosa da dire alla panchina, penso a Inzaghi, credo, non lo so. Tutto pronto per il corner. Aspetta, dalla sinistra. Seguiamo prima il calcio d'angolo, poi andiamo da Marcello. Di Marco è pronto a mettere in aria la palla, arriva il cross di Di Marco, di testa Dumfries, ancora Vicario, poi Ciala e poi rimpallo Dumfries, ancora la palla Elise, ribatti e ribatti, Skriniar alza un pallonetto, Correa e vabbè, ditelo, Skriniar e tutti lì a rubare palla a Barella, non ci voglio credere, riparte l'Empoli dall'altra parte, riparte l'Empoli sulla sinistra, mamma mia, 4 tiri in porta, attenzione che Pinamonti è libero, non riesce a stoppare bene il pallone, però lo tiene, può provare il cross lungo sul secondo palo, Ciala di petto per Andano, ma vaffan bagno, va, mamma mia, che roba assurda sta partita, ci stava, mamma quante mia. Occasioni ragazzi, c'è 4-5 nella stessa azione, veramente una cosa incredibile. Marcello, vai. No, volevo solo salutare, non volevo togliere la concentrazione, distrarre Tramo, che lo vedo abbastanza agitato, quindi sì, è in clima partita, quindi... guarda che se segna l'Inter riblocchiamo, ritorni e poi dopo ti presenti. Non ho capito, ma lui doveva fare la sesta. No, io mi presento all'ora in cui mi è stato detto di presentarmi. Ma perché tu devi arrivare alle 8? Perché tu devi accompagnare alle 8 e 11? Io sono qua dalle 6 e mezza. Oh, tu a che ora? Bella palla di Ciala per Dumfries, può entrare nell'area di rigore dalla destra, tocca a rimorchio per Lautaro, ancora Vicario, basta! Aspetta Lautaro però. Sì. Ma Vicario ha fatto un paratone anche contro di noi, contro il Napoli gli ha distrutto. Allora questa ve la posso far vedere perché non è convulsa come quella di prima, la palla in mezzo per Lautaro, anche secondo me qui un po' se lo mangia Perisic, lui, Perisic addosso. Cambia tutto per Barella che può provare addirittura a tirare, arriva il cross morbido, Correa, ma Lautaro, Martinez, El Toro, 3-2, dai!
44 di gioco, Lautaro Martinez, e tira, e tira, e ritira, e ritira, e respinge, respinge, ritira, e ritira, e finalmente 65 di gioco, Lautaro Martinez, 3-2, mamma mia! Mamma mia, che palle! Clamorosamente nell'aria. Si è tolto qualsiasi cosa avesse addosso Lautaro, è impazzito di gioia, e d'altronde questo è un gol pesantissimo, tra poco lo rivediamo e cerchiamo anche di raccontarvelo con l'aiuto della lavagna. Furio, avevi detto se mettete le campane, Litter, Marcello. Mettete le campane a Furio, che l'ho visto cambiare un attimo colorito. Furio, è vero. Vabbè, sei un attimo. Furio ci credeva. Tutto, ma è ancora lunga. No, ci credeva. Adesso entra Cutrone. Sullo 0-2, magari. Sullo 0-2, avete visto, di una calma che non mi appartiene. No, lungo, no, certo, perché eri incredulo. E infatti, però qua... passati da un disperato all'altro. Si è passato da un disperato all'altro. Vale quello di prima. Questo è palla. Si gioca a calcio. Dai. Sì. Allora c'è il cross che arriva dalla destra, il pallone Barella. Che viene cross di Barella, viene respinto, la palla arriva qui, c'è Lautaro Martinez che si coordina, tira forte centrale, ma il tiro è imparabile perché è molto ravvicinato. Gol dunque dell'Inter, 3-2. Vorrei dire, ma quando Marcello si è collegato, sì, l'Inter stava assediando la porta dell'Empoli, quindi era nell'aria. Sì, merito di Marcello. Marcello, hai visto il momento migliore dell'Inter? Filippo può confermare. No, io mi sono visto anche parte del primo tempo. E parliamone, Manganello Flagello. Ma potevi metterti una giacca flagello invece di tenere sul pigiama? A cosa ti riferisci, Marcello, sull'arbitro? Cosa mi riferisco? Io, francamente, non lo so voi, magari io sono un incompetente, non ho ancora capito perché hanno annullato il 2-0, quello lì primo dell'Empoli. Quello dell'Empoli, era fuori gioco. Poi sul 2-2... ci hanno fatto una capatanta su quel fallo di Giroud a centrocampo per Alexis Sanchez del derby, e qui questo fallo di Barella. No, però come hanno lasciato andare quello, hanno lasciato andare questo. Ha preso la palla piena, diversi, di cosa parliamo? Sono diversi. Ha preso la palla piena, Barella, dai, su. Ha preso anche un po' di gamba. Manganello ne ha suffatte di più. Allora c'era rigore per noi, quello che non ci hanno dato, perché hanno preso anche un po' di Barella. E allora c'era anche un po' di rigore per noi, perché ha preso anche un po' di coscia di Barella. No, però sono d'accordo con Marcello sul gol annullato. Il gol annullato lo dobbiamo rivedere, onestamente. Ma dite tanto a Quadrado, ma rendetevi conto di quello che ha fatto stasera Barella, voi che rompete le scatole con Quadrado. Ma quello, ma in piscina si fa. Stiamo raccontando una partita dove l'Inter ha fregato l'avversario. Questo è quello che sta dicendo Marcello. Cioè, ho praticamente il live motive di ogni volta si va con l'lanternino a cercare le cose dell'Inter. Io non ho usato i verbi che usate voi quando gioca la Juve. Io ho detto solo Manganello per me, con la parola. Vedo che lo fa in tutte le partite dell'Inter. Punto. Basta. Poi vale il risultato del campo, basta, mi attengo al risultato del campo. Però se andate ad analizzare tutte le partite come fanno gli interisti con la Juve, mi rendo conto che in questo primo tempo è successo di tutto e di più. Ho capito. Ragazzi, mi devo fermare, devo andare in pubblicità, fa un cambio l'Empoli. Sì, si è fatto male, adesso non ho visto esattamente chi si è fatto male. Di Francesco. Che era appena entrato, tra l'altro. Di Francesco era appena entrato, adesso esce. E vediamo il posto, chi entra al posto. Ho visto Cutrone, se no, sì, Cutrone entra e Ismaili, cerco di capire al posto di chi deve fare l'ultima sostituzione adesso, se no ha finito gli slot. Sì, se no ha finito gli slot. Va bene, dai, 2 minuti poi torniamo e vi raccontiamo tutto, a tra poco. Fuori Lautaro, dentro Dzeko, e fuori Di Marco, dentro D'Ambrosio. Lautaro, me l'aspettavo. Çalhanoğlu? Neanche Çalhanoğlu. Chi è che non mi ascoltava quando dicevo che su un gol di vantaggio avrebbe pensato la Coppa Italia? Si è realizzato quello che dicevi tu. Ragazzi, però il rischio c'è, perché se prendi il 3 pari poi cosa succede ad Inzaghi oggi? No, certo. Anche tu, ricordiamolo, tu avevi detto, secondo me se l'Inter segna il 3-2 nei primi 20 minuti pensa anche un po' a mercoledì. No, un po', pensa a quello. È sufficiente anche per come si è svolta la partita, sai. Però sai, il cambio Dzeko-Lautaro ci può anche stare, comunque sia, aggiungi centimetri.
Correa ha bisogno comunque di provare a ritrovarsi, dargli fiducia ancora un po', sei davanti. Quello che meno di tutti mi sarei aspettato è cambiare il centrocampo. Cialanoglu. Cialanoglu. Sì, anche perché quel cambio lì l'ha già fatto in altre occasioni e non è andata bene. Cioè, un insieme, cambio che lui insieme fa, a ma... Perisic è stato uno dei, il migliore. Anche perché ricordiamoci che Cialanoglu non ha giocato con l'Udinese, quindi ha una partita in meno sulle gambe, quindi può anche giocare fino alla fine, non succede niente. Ma anche stava bene oggi. Stava bene, stava bene. E la maggior parte delle azioni pericolose comunque sono passate. Ma da poi lui. Giochi mercoledì, domani è giorno di riposo. Cioè non è che è giochi... weekend. Comunque, attacca l'Inter. Adesso cosa dovrebbe fare secondo te, Filippo? L'Inter? Cercare il quarto con convinzione o stare attimo più tranquilla? No, cercare il quarto sì, però. Ma con un certo equilibrio, cioè, senza ti ho capito perfettamente. Poi è stato Allegri, ci chiudevamo dietro in 10 e fine la pallempo non superava più. Il calma leggendario diventava l'ordine. Vedi, domenica ha fatto no. Restiamo con Filippo, la partita non è finita, ragazzi. Cioè, De Vrij che vedi, noi andiamo a pressare, loro lanciano lungo, hanno le due punte su due centrali e noi siamo costretti a mandare la palla in fallo laterale o comunque soffrire improvvisamente. Lancio lungo sui due centrali, due attaccanti contro i due giostri centrali. Non lo trovo terreno, sensato. Inter va a chiudere con De Vrij sul lancio lungo su Cutrone. Può ripartire Brozovic, 85 di gioco. Va a Vidal, tre quarti centrale. Si butta nello spazio Sanchez. Vidal però non si fida perché tutta la difesa dell'Empoli è schierata. Perisic sulla sinistra, va a puntare l'avversario. Perisic, doppio passo, prova ad andare fino in fondo. Altro doppio passo, lo smarca, il cross in mezzo. Corner. Allora. Mamma mia, ragazzi, Perisic. Fossero 11 Perisic. Ci fossero 11 Perisic in campo. Dzeko è entrato malissimo. Peggio di Correa. Malissimo. Cioè, online è uscita una roba che se io fossi un interista toccherei ferro da tutte le parti. No, ti prego, fammi finire. Te lo dico dopo la partita. Prego, perché è una mossa folle, secondo me, questa. Mamma folle. Mamma mia. E ti spiego anche di chi e dopo. Te lo dico dopo. 26 di gioco, adesso. Sanchez. Barbato. No, chi? No, è sempre Barbato, ha detto. No, ha detto una roba che può avere risonanza, non una roba che non può avere corner, effetto. Sanchez cross in mezzo. Anticipato vicario da un compagno, poi Skriniar, attenzione, la mette giù bene. Non era facile, Vidal. Brozo allarga ancora per Sanchez, lato corto dell'area di rigore. Cerca Perisic, fino in fondo, arriva il cross morbido sul secondo palo. Luperto mette ancora in corner. Dzeko, ci devi essere tu lì, Dzeko, dai Edin, dai, su! 87 di gioco, Sanchez vada ancora dalla bandierina. Calma. Tutto pronto per il cross, vediamo se la mette in mezzo. Abbiamo solo tre giocatori dell'Inter contro tutta la difesa dell'Empoli. Intanto l'arbitro fischia e ferma il gioco perché c'è una scaramuccia in area tra Henderson, mi pare, e Dzeko. L'arbitro va a redarguire i due giocatori. Io sto calmo e lui che deve stare calmo, dice Dzeko all'arbitro. 87 di gioco, Sanchez. Cross, primo palo, prolunga Perisic, palla che finisce a Skriniar che la rimette all'esterno verso Perisic, ancora che però prova a... Attenzione, la rimette, De Vrij prende posizione, prova il tiro, guadagna un corner. 87. Ma quanti sono i corner? 20 ormai. Ma tanti. Ragazzi, ma l'Inter l'aveva tirato in porta 35-40 volte. 13 a 2 in questo momento. Non sono pochi. Cioè, ripeto, i due gol dell'Empoli sono stati quelle due cose lì. Vuoi il dato dei tiri? 32-4. 88. Corner 12-2. Tutto pronto per il cross di Sanchez. Arriva ancora il cross sul primo palo. Vicario di pugno mette fuori, poi spazza la difesa dell'Empoli. C'era Pinamonti, Cutrone, non l'avevo visto. Barella con il brivido per Vidal, subito per Sanchez, largo sulla sinistra. Sanchez accentra da Perisic, lato corto dell'area di rigore. Perisic fino in fondo, cross, altro corner. Fa sempre qualcosa di utile. Sì. Sempre, non butta mai via un pallone. C'era il mio allenatore che diceva sempre: guadagna. Quello che non fa il nostro 10 da due anni. Mai. Ancora Sanchez, vediamo se mette ancora in mezzo, se tocca corto, si avvicina Brozovic. No, cross in mezzo, palla che attraversa tutta l'area, in area di rigore, Henderson, lancio lungo, in contropiede, ci siamo prima noi con Darmian, poi Barella. Ancora Sanchez. Furio, dai. 88, va a cercare Perisic. Perisic, indietro per Barella. Può essere mica sempre fatale. Brozo, Sanchez.
purtroppo. Vidal. Senti le guffate di Chirico che erano in silenzio. Stanno volando. Non delle... potrà mica essere sempre fatale. Mica cioè... potrà essere sempre fatale. Io le ho fatte tutte. E una volta tanto. Io ho fatto anche fatte tutte. Buonanotte. Maggio so. 73, avevo 13 anni. A me piacerebbe capire gli juventini fra Milan e Inter chi preferisco. Beh, Francesco... Nessuno! Nessuno! Marcello dice nessuno. Ma lui sta a Torino. Lui sta a Torino, quindi il concepire questa cosa da lì è difficile per lui. Qua, ovviamente... sei circondato. Quindi... Dopo il 2006 è cambiato tutto. Ancora Inter che adesso fa girare il pallone, Filippo, siamo entrati nel minuto 90. Perché tu sì, siamo nel 90esimo, si torna fino ad Handanovic, 40 secondi alla fine ragazzi, manca un dei minuto. 90 minuti regolamentari. Ancora Vidal, tocco per De Vrij, aspettiamo poi tra 30 secondi ci sarà l'indicazione del recupero. Ancora Sanchez, c'è il pressing di Cutrone, pallone per Vidal, attenzione lì. Barella, non arretriamo troppo ragazzi, non arretriamo troppo, non arretriamo troppo. Ma non troppo. Ne ha più l'Empoli, Brozovic, Brozovic, sai che finisci tu a striscia. Lancio per Darmian, di petto, bene Darmian, bravo Darmian, vai Perisic, vai Perisic, vai Perisic che può entrare in area di rigore, arriva il cross per Dzeko, Sanchez, no. A porta vuota, a porta vuota, a porta vuota, ma come si fa a porta vuota? A porta vuota! Ragazzi, non c'è Alessandro di Farassi, io non so che cavolo dire veramente. Porta vuota, cioè devi solo buttarla in porta. Io vediamo. Come cavolo, veramente incredibile questo gol sbagliato. Ma non possiamo sbagliare 40 gol a partita, ragazzi. La palla in mezzo, Sanchez è a porta vuota, s'allunga, ma la prende male, la palla finisce alta, 4 di recupero. Siamo con Filippo allora fino alla fine. S'allunga. Sbagliamo veramente 40 gol a partita, ma porta vuota, Perisic mette la palla sulla linea e Sanchez in scivolata la tira alta, porta vuota. Andiamo, ora Sanchez. È proprio un Inzaghino, Commette fallo. Inzaghino. No, Inzaghino. Sì, è arrivato a gamba tesa Marcello, però è arrivato sul 2-2, cioè, e poi l'Inter ha segnato. Hanno fatto 9 tiri in porta e lui dice 40 gol mancati, ne avrà no, 30, no, quanti sono 40, i tiri? No. Tiri 35. 35, Marcello. I tiri, quelli finiscono dappertutto, però dico, anche lì, se fossero 35 non ne hai mancati 40, i tiri dappertutto. Lancio lungo dell'Empoli di testa Vidal. Che pirla. Va a prendere la palla Benassi. Ancora Empoli in possesso. Bravo Vidal a intercettare. Vediamo se ripartiamo. Siamo 2 contro 2. Dzeko, non sbagliarla, ti prego, non sbagliarla. Dzeko, c'è Barella. Dzeko. Entra in area di rigore, palla sul destro. Tiro, palo. Palo. Palo clamoroso. È inutile, cioè non è incredibile. È incredibile, beh, cioè, palo, ci mangiamo una quantità di gol da soli davanti alla porta che è incalcolabile, cioè, non so veramente qualcuno cosa direbbe, scusate chi ha fatto palo. Ah, qui aveva fatto anche una bella azione. Una bella azione, eravamo 4 contro 2. Sì. Qui sì. Salta l'uomo Dzeko, esatto. Poi guarda la porta, prende la mira, palla sul palo e niente 4-2. Ma vedi, questa roba che lui dice non sono robe a caso. Cioè, questa fretta, questa frenesia che ha la squadra è dettata da qualcuno in panchina che non riesce a dare la tranquillità che serve sia all'inizio della partita che alla fine, perché qua con 4 uomini devi darla un altro per fare il gol certo. Ma quindi certo, la partita è finita. Ma certo, aspetti Barella che sta arrivando adesso. Esatto, 1 minuto e mezzo alla fine della partita. Se per caso adesso succede il contrario e dall'altra parte parte contro piede, la palla va dentro con una carambola. No, è chiaro, c'è. Inzaghi va spiegato perché la squadra fa questo. Altro calcio d'angolo dell'Inter. Manca 1 minuto e 20. Certo che non succede, no, però stiamo facendo. No, visto che il primo tempo. Però a livello di cronometro può succedere, cioè. Insomma, bisogna stare attenti. Può succedere che la Juve arrivi quarta per 2 anni di fila in campionato? Sì. Te succede. Nelle prime 4 è sicuro. Sì, però quarta per 2 anni di fila. Allora, calcio d'angolo per l'Inter, seguiamolo, che manca 1 minuto alla fine della partita. 60 secondi al termine, batte corto Sanchez per Vidal, va a cercare Barella in area di rigore. Barella per Dzeko, ma ragazzi, ma Dzeko davanti alla porta, ma poi con che atteggiamento ci vai su sta palla? Questo è 3. Ma con che atteggiamento ci è andato su sta palla?
Scusate, ragazzi, sono qua per errore. No, questo è un gol veramente divorato da Dzeko. Recupera l'Inter. Sì, però anche l'Empoli come è messo adesso. Dzeko, tienila là. Non provarci neanche, Dzeko. Adesso la segna, dai, segna. Empoli è morto. Sanchez 4-2, Alexis Sanchez la chiude su assist di Dzeko, 4-2 alla faccia dei gufi, 4-2, dai, 4-2 per l'Inter, finisce qua, la portiamo a casa con grandissima sofferenza, rimontando da 0-2, segnale anche Alexis Sanchez. E va bene così, dai ragazzi, dai. Questa volta la giocata di Dzeko è intelligente, mette questo pallone in mezzo, c'è Sanchez, deve solo appoggiare in rete per il 4-2, dimmi Fra. Due cose, intanto la cosa che dicevo prima clamorosamente... Quella che non potevi dire prima. No, non volevo per Filippo. La Gazzetta ha fatto uscire online un bellissimo disegno di Lautaro che cuce con la macchina da cucire su un tavolino di legno lo scudetto sul petto dell'Inter di nuovo. Poi il testo è diverso, è ancora l'altro, però rimonta con Coltine, vi sperare, ma sarà dell'anno scorso, no, però che cuce lo scudetto, sai, manca due giornate e mezzo adesso, no, ho capito, ma non ha senso, infatti non ha senso, è di adesso, è di qualche minuto fa. Se cuciva la seconda stella, sì. Poi visto che Antonio Ricci segue con amore, con affetto, ed è un amico di famiglia, lo saluto, visto che settimana scorsa sono stato pizzicato, che Antonio Ricci, che vadano anche a pizzicare il fatto che io un'ora fa ho detto che la partita finiva 4-2. È finita! 0-2, 4-2, portiamo a casa i tre punti che dovevamo portare a casa e adesso per due giorni stiamo là e rimandiamo la palla dalla parte del campo del Milan. Se poi loro vincono, bravi loro, che devo fare? Però il nostro oggi lo abbiamo fatto. Dai ragazzi, mamma che sofferenza, mamma mia. Ci fermiamo due minuti, al rientro facciamo gli up and down, chiudiamo il discorso Inter. Allora rieccoci, ben ritrovati, direi di andare a fare gli up and down allora con Filippo, così ci, insomma, completiamo il discorso Inter. Partita pazza, però direi soprattutto il primo tempo, perché poi nel secondo l'Inter non ha mai rischiato nulla, ha sofferto tanto nel fare gol, ecco, quello sì. Sì, come al solito, e come al solito nelle ultime partite concediamo due occasioni e prendiamo due gol. Col Bologna addirittura ne abbiamo concessa una e abbiamo preso due gol. Con l'Udinese un calcio di punizione, gol. Insomma, diciamo che in questo periodo concediamo poco, ma quello che concediamo lo lasciamo fare. Però da 0-2 non era facile, perché è vero che l'Empoli non è una squadra di primo livello, ma quando sei sotto 0-2, quando c'è in palio un bottino così importante, una classifica così importante per tenere viva una speranza, diventa difficile. Quindi dal punto di vista della reazione molto bene, dal punto di vista dell'approccio molto male. Però l'importante era vincere, l'Inter ha vinto. Per quanto riguarda gli up and down, allora... sicuramente Lautaro, che gli vuoi dire, in attacco in questo momento, al di là di quello che può fare Sanchez quando entra negli ultimi 15 minuti, che secondo me è sempre molto importante, al di là del gol o di quello sbagliato, dà un dinamismo in più sulla tre quarti che ci manca, però Lautaro sta tenendo in piedi tutto l'attacco in questo momento, quindi molto bene oggi, 7,5. L'altro up è sicuramente Perisic, e anche se non ha segnato due gol gli do 7,5 uguale, perché è stato devastante, ha dato palloni sulla linea di porta, cioè, li ha provati a far segnare tutti in tutte le maniere, poi gli altri se li mangiavano. E poi se devo metterne un terzo, Barella. Cialanoglu, sì, più di Barella, Cialanoglu o Barella, facciamo Barella, seguo quello che dice Marcello perché ha giocato di più. Però Cialanoglu è l'unico che non ha mai perso la rotta, bussola. Neanche, no, però Barella ha creato molto, c'è, cioè anche in zona offensiva, ha subito uno pseudo fallo da rigore, ha tirato in porta due volte, una è uscita di tanto così sopra la traversa, l'altra di tanto così dalla destra di Vicario. Poi con il fatto che non era il meglio, tipo... magari anche... veniva da una situazione fisica in dubbio, così, quindi col ginocchio, una buona partita. Quindi sugli up siete anche a Barella. 7 per Barella, siete d'accordo? Sì, penso di sì. Sì. Altri non li vedo, sinceramente. Cialanoglu mi è piaciuto molto, e anche nel momento peggiore dello 0-2, lui, come diceva Curio, era quello che era, mi sembrava più concentrato sul voler più, ha dato anche l'assist a Lautaro per il 2-2. Sì, anche. Invece i down, Filippo? Allora, sicuramente Correa e Dzeko,
Correa ha giocato molto di più di Dzeko, ma Correa, il problema di Correa è che non capisco qual è in questo momento il suo punto di forza, nel senso che non recupera palloni, vabbè, fa l'attaccante, ok, non dà assist, non dribbla, non tira in porta, non riesco a capire in questo momento quale tipo di apporto alla squadra stia dando. Magari lo vede Inzaghi, io non lo vedo da esterno. 5 Correa, Dzeko è entrato malissimo. Dzeko è vero, ha dato l'assist a Sanchez del gol del 4-2, per me non basta, cioè Dzeko ha sbagliato, ha preso un palo, però lento nel girarsi. Io le ultime due cose, sinceramente, al 93esimo non mi sembrano sufficienti per alzargli il voto. Glielo alzo, nel senso che gli avrei dato 4, gli do 5. E invece il terzo sono un po' indeciso, perché Dumfries a me nel secondo tempo non è piaciuto, De Vrij non mi è piaciuto tutta la partita, Di Marco così così, Brozovic ha vissuto giornate migliori. Metto De Vrij perché nel primo tempo ha sbagliato tanto e mi ha dato un senso proprio di insicurezza, al di là degli interventi sbagliati, di lentezza e di insicurezza, e gli do 5. Quindi questi sono i tre che mette giù Filippo. Furio, avresti fatto qualcosa di diverso, no, a livello di voti? No, sono d'accordo con lui. Una cosa incredibile è stato appunto Dzeko. E fra l'altro io al posto di Inzaghi rifletterei molto adesso su quella che è la prossima partita mercoledì contro la Juve, perché questa Inter che si è vista oggi, che si è vista ovviamente anche a Bologna, è sicuramente farà molta fatica e correrà molti rischi contro la Juve, che si gioca comunque un trofeo. C'è qualcosa da resettare sotto tutti i punti di vista, sì, ecco, soprattutto dal punto di vista mentale, dal punto di vista della Juve che oggi studiava l'avversario. Cosa ti porti a casa, Francesco? Ma quest'anno abbiamo poco da portarci a casa in generale, perché nelle sfide con l'Inter, in quella di San Siro di campionato, è finita 1-1 con una Juventus bruttissima che si è svegliata praticamente gli ultimi 10 minuti, non ne ha giocati per 80. In Supercoppa ha fatto una buona prestazione, ma ha perso anche perché aveva 7 titolari fuori e l'ha comunque persa in malo modo con una scellerataggine finale di Alexandro, che sì, ha servito un assist a Sanchez. In campionato fai la partita migliore dell'anno, non riesci a segnare un gol e, a parte gli errori arbitrali o cose analoghe, comunque sia, non segna neanche lì. La Juventus ha bisogno di segnare contro l'Inter, non di giocare bene. Questo è un trofeo che vinci sul campo direttamente nella partita in cui giochi, quindi devi portare a casa il risultato, anche essendo brutta, inguardabile. Non mi interessa mai come giocare la Juventus. Però questa sera, Inter in difesa mi lascia delle speranze, certo, però ti ripeto, anche io ho ancora in mente la partita di Torino, dello Stadium, di un mese fa ormai, che era quella che poteva forse cambiare il campionato un po' a tutti. Io ho giocato veramente bene, ma non, cioè, poteva star lì anche forse due partite intere, non la buttai dentro, sì, mai. Quella forse è stata la miglior partita stagionale della Juve, quella sera. Marcello, lo chiedo anche a te, allora, avendo studiato... Condivido in pieno l'analisi che ha fatto Francesco, perché effettivamente in tre, quante partite? Supercoppa, due di campionato e tre... Cioè, tu hai giocato malissimo due, Supercoppa l'hai giocato male e male. Ma almeno peggio del campionato. Campionato, hai giocato anche bene la seconda del ritorno. No, San Siro è stata una prestazione inguardabile, l'andata intendo. Sì, l'hai pareggiata alla fine. Detto, ho detto, di tre partite, due le hai giocate male. Una l'hai giocata bene, anche quella che hai giocato bene non hai segnato. Sì. Perché hai delle grosse difficoltà in fase realizzativa. Quindi non sarà una partita semplicissima. No, sì, finale, è strano. Ha ragione, perché quest'anno è una roba strana Juve-Inter. Se tu guardi anche l'Inter come ha segnato la Juve nelle partite che ha fatto, una volta su un tiro di Cialanoglu doveva finire fuori, deviato di schiena da Rugani, su attraverso, Dzeko fa gol, e delle altre volte su rigore. Sì, sì, cioè, sono sempre state vissute sugli episodi. Scusami Furio, ma devo andare in pubblicità.